Rincorrendo un sogno chiamato Fuori Italico. Al Tennis School Montecatira è andato in scena l'ormai consueto torneo annuale di tennis che permette ai vincitori sia dei singolari che dei doppi maschili e femminili di accedere alle prequalificazioni degli internazionali BNL d'Italia. Ben 153 gli iscritti nel tabellone di singolare maschile, 63 invece nel draw femminile ed un montepremi dal valore complessivo di 24.580 euro. Veterani e nuove leve, tutti contemporaneamente in campo con l'obiettivo comune di tentare l'assalto al Masters 1000 di Roma. Esperienza comprovata negli anni come quella di Alessio Di Mauro e Gianluca Naso, due che hanno saputo lasciare il segno raggiungendo rispettivamente la 68esima e la 175esima posizione del ranking mondiale. La freschezza poi dei giovani desiderosi di emulare le imprese dei loro idoli, uno su tutti Antonio Massara. Alla fine a spuntarla è stato l'ex numero 327 del mondo Omar Giacalone, già campione qui lo scorso anno e capace di imporsi in finale stavolta contro Gianluca Naso con lo score di 6-7, 6-4, 7-5. Una vera e propria maratona, come spiegato dallo stesso vincitore del torneo. No, è stata una partita molto dura perché, come dicevo prima un tuo collega, c'è sempre molta tensione a giocare con degli amici prima, poi dei grandi giocatori che hanno da sempre fatto attività internazionale, quindi è stato doppiamente un successo perché dopo l'anno scorso ripetersi non era facile. A distanza di un anno, Giacalone tornerà dunque al Fuori Italico, dopo l'esperienza della stagione scorsa in cui riuscì a spingersi sino al terzo turno, prima di cedere contro l'attuale top 100 ATP Lorenzo Sonego. In campo femminile a trionfare è stata invece Clarissa Gai. Grande gioia per la ventenne tennista originaria di Milano, la quale è riuscita ad imporsi in due set sull'amica Federica Grazioso. Una sfida contraddistinta innanzitutto da rispetto reciproco fra le due giocatrici, come dimostrato al termine del match. Faccio complimenti a Clari, se la merita tutta, è un'opportunità bellissima e sono comunque contenta di andarla a condividere con lei nel doppio. Spero di avere l'occasione di riuscire a giocare un altro BNL prima che inizino le prequali e provare a qualificarmi anche nel singolo, altrimenti ci andremo a vivere l'esperienza insieme nel doppio e sosterrò lei nel singolo. Ah, incredibile.